Ciao a tutti, benvenuti su The Book Hunter, sono Miriam e oggi vi riporto le letture che ho fatto ad agosto. In totale sono 5 letture, un 60% è stato destinato alla Feltrinelli economica, anch'io vittima della promozione 1 più 1 a 9,90 euro. Poi ho una graphic novel e un altro libro di una casa editrice indipendente, che è anche il primo che vi mostro. Qualcuno dal passato di Irene Rossi, edito da Clown Bianco al prezzo di 17 euro, ovviamente il cartaceo. Se lo acquistate in questo formato avrete l'ebook in omaggio. Questo è un classico giallo da spiaggia, da ombrellone, da leggere tutto in un fiato, è anche un sottilino, è scritto anche abbastanza con caratteri medio grandi, quindi facile da leggere. Questo giallo è un perfetto mix di quello che intendiamo come narrativa, diciamo, investigativa. Abbiamo un ispettore arcigno, scorbutico, con una grande esperienza. Da un canto, che diciamo è il lato buono, ed invece dal lato cattivo abbiamo un serial killer che compie degli efferati omicidi, emulando un precedente assassino, che è un vecchio caso dell'ispettore Joe Penna. Si sa per certo che il colpevole non è il vecchio serial killer, in quanto Penna l'ha arrestato ed è morto in carcere. Però questo serial killer compie gli omicidi mettendo in atto delle azioni, cioè predisponendo magari i cadaveri in un certo modo, dei dettagli che non erano stati pubblicati. Questo libro l'ho letto tutto d'un fiato, come avevo detto all'inizio, mi è stato gentilmente offerto dalla casa editrice e li ringrazio molto perché è arrivato anche per il mio compleanno, fra l'altro, è stato un regalo ben accetto e ringrazio ancora. Cosa dire? Irene Rossi è una insegnante e lo si può dedurre perché il suo stile, il suo linguaggio è molto scorrevole, lineare, ha una nota di umorismo che aiuta a staccare un attimo dai crimini violenti che avvengono. Due battute ci stanno sempre. Ve lo consiglio, leggetelo, vi piacerà e ne vorrete leggere ancora. Clown Bianco è una casa editrice indipendente, nata da poco qui a Ravenna dove abito io, da un'associazione culturale. Trovate dei saggi, trovate gialli, hanno 5 collane e questo libro, Qualcuno dal passato, fa parte della collana I Gechi. Il secondo libro di cui vi parlo è Un'estate con la strega dell'Ovest di Nako Najiki. È ambientato in Giappone, anche questo è nei tempi moderni. La protagonista è una bambina Mai. Mai è una bambina che ha dei problemi psicologici, probabilmente subisce anche del bullismo a scuola. La conosciamo nel momento in cui muore la nonna e lei la ricorda attraverso un'estate che ha passato con lei. I suoi genitori decidono di mandare Mai in campagna dalla nonna materna, in quanto la vedono molto sofferente, con problemi di ansia, non riesce ad andare a scuola. Quindi decidono che una pausa di riflessione, diciamo, per capire come si evolve la situazione, potrebbe aiutare. La nonna è d'accordo e accetta di tenere la nipote. La sua vita è molto semplice, perché abita in campagna, è molto rurale, ci sono dei lavori quotidiani che vanno svolti, quindi si sveglia presto la mattina, si prepara la colazione con quello che si ha in casa, si coltiva l'orto, si allevano e si mantengono le galline, si curano gli animali. A Mai quindi viene insegnato il dono della semplicità. Penso che sia proprio la parola d'ordine di questo libricino.
la semplicità porta a scremare tutto quello che è in surplus e darci la felicità più velocemente. Ormai siamo abituati ad ottenere tutto e cercare di ottenere sempre di più. Invece penso che delle volte dovremmo renderci conto che quel poco che abbiamo ci deve soddisfare, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Mi è piaciuto il libro secondo voi? Beh, direi proprio di sì. Se non era per la promozione Feltrinelli che chiedeva ovviamente un numero pari di libri e mi sono trovata con un numero dispari ovviamente, la scelta è ricaduta su questo volumetto qui. Preso così proprio senza sapere la trama, niente. Mi ispirava la copertina che è molto carina. Ed è stata una piacevole scoperta, una grande riflessione mi ha fatto questo libro. Poi ho avuto anche dei bei, mi sono venuti in mente tanti ricordi quando ero bambina, che ho vissuto in campagna, da miei nonni, anch'io con le galline ho avuto dei strani rapporti, nel senso che rincorrevo le galline e il gallo rincorreva me. E tanti altri bellissimi ricordi. Questo libro è la seconda edizione, diciamo. La prima stesura è stata fatta, la prima pubblicazione del 1994. In questa nuova edizione trovate alla fine tre racconti legati ovviamente alle vicende e un post-scriptum, una postfazione dell'autrice, che si rivolge al pubblico che leggerà il suo romanzo, sperando che non sia quella piccola nicchia che si aspetta, sperando che che passi il messaggio della semplicità, che non deve essere complicato vivere. Questo proprio è un libro molto consigliato anche questo. Il terzo libro è una lettura che desideravo da tempo fare, José Saramago, Le intermittenze della morte. Saramago in generale è da molto tempo che volevo leggerlo. Questo è stato il libro che mi ha offerto la promozione e quindi l'ho colto subito al volo. Anche qui siamo in epoca moderna e ci troviamo il 31 dicembre allo scadere della mezzanotte. Da quel momento in poi, nello stato citato nel libro, non si muore più. Nessun essere umano muore più. Neanche nei casi più plateali che la morte era imminente si blocca e quindi questa persona si trova in questo limbo in cui non può morire. Piano piano la gente si accorge di questa nuova situazione e comincia una sorta di ilarità perché è il paese dell'immortalità. Solo in quella nazione quindi questo miracolo avviene. Poi piano piano però cominciano i problemi, problemi di tipo economico, perché ad esempio le onoranze funebri non lavorano più, problemi anche a livello assicurativo, chi ha fatto la polizza sulla vita vede che non c'è più senso, quindi vuole riscuotere il suo premio. Poi anche a livello teologico, non si muore, non c'è redenzione, quindi non c'è più paradiso. E anche qui sacerdoti, filosofi, teologi si riuniscono per poter trovare una spiegazione a tutto ciò. In tutto questo poi, e questo è molto attuale anche adesso, in molte situazioni emerge la mafia. In questo caso scritto con la PH, non con la F di Firenze, ma che trova una soluzione per tutti i problemi che stanno emergendo, che il governo non è in grado di affrontare. Oltre a problemi economici e etici, ci troviamo anche di fronte a problemi di moralità, cioè queste persone che stanno soffrendo molto. Sono in grado di capire che stanno soffrendo, che desiderano la morte ma non possono ottenerla. È difficile, insostenibile per alcune famiglie. In questa situazione drammatica arriva la mafia. Grazie ovviamente al suo circuito,
con pagamenti e raggiri, riuscirà a far morire qualcuno accidentalmente, portandolo al di là del confine, riattivando quindi le onoranze funebri, gli ospizi, le polizze assicurative, insomma, per aggiustare le cose. Da qui in poi appare anche la morte come una personificazione. La morte ha deciso di non uccidere più nessuno come esperimento, ma questa cosa è temporanea, quindi riprenderà. Nel momento in cui decide di riprendere la sua attività, pone delle nuove regole, diciamo. Quindi prima di uccidere qualcuno di nuovo, lo avviserà con una lettera. Una mitica busta viola rosa arriverà alla casa di chi è il prossimo destinato, in modo che possa chiudere tutte le sue questioni aperte. Non andrei oltre nella trama perché rischio di alla fine di raccontarvelo tutto. Mi è piaciuto, certo, sì, mi è piaciuto molto. Tutti hanno parlato molto dello stile di Saramago, effettivamente hanno molto ragione nel dire che è uno stile complicato. Nel senso che abbiamo dei paragrafi, praticamente sono dei muri di parole con pochissima punteggiatura, discorsi diretti senza parentesi. Quindi, quando leggi una frase, capisci che è il discorso un discorso diretto, devi ricominciare e ricapitolare, insomma, la situazione. Però, dopo un po', questo meccanismo entra in circolo, quindi non hai più bisogno di ritornare indietro e ricapitolare. Almeno io, dopo circa un quarto del libro, non ho avuto più difficoltà. Sono entrata nel flusso dei pensieri di Saramago. Almeno io l'ho visto come questo libro, come se fosse un flusso di pensieri scritto proprio come d'impulso dall'autore, tutto in un botto, quindi come gli è venuto l'ha scritto. L'ho trovato molto accattivante come stile. Sicuramente, appena ho la possibilità, leggerò qualcos'altro di Saramago. Questo libro è molto attuale, è da pensare perché, con il problema del Covid, di tutte le epidemie, dell'epidemia che sta succedendo, anche questo libro si è rivelato essere molto attuale, incisivo. Ecco, una cosa che non ho apprezzato è stato il finale che mi ha spiazzato molto. Non mi aspettavo un finale del genere in questa storia, sinceramente. È rimasto anche un po' aperto, per così dire, quindi non sappiamo bene come effettivamente si è concluso. L'ultimo libro di cui vi parlo per l'edizione economica Feltrinelli è Le saggiatrici di Rosella Postorino. Qui siamo nell'epoca nazista. Veniamo a conoscenza di queste donne che venivano arruolate, volenti o nolenti, per assaggiare tutto il menù di Hitler. Il libro è ispirato a una storia vera, ad una assaggiatrice che da poco si è rivelata. L'autrice l'avrebbe voluta intervistare, ma non ha potuto perché questa donna è morta. Quindi andiamo a conoscere queste donne che, volenti o nolenti, sono costrette a mangiare, ad assaggiare tutto il menù di Hitler, che va dalla colazione alla cena. Quindi veniamo a conoscenza del rapporto che si instaura fra queste donne, una sorta di amicizia in amicizia, vedremo dal punto di vista della protagonista, che è Rosa Sauer, tutti gli accadimenti durante il nazismo, cosa succede prima di diventare soggettrice, il suo rapporto con le altre donne, di amicizia in amicizia. Secondo me la parola chiave di questo romanzo è sopravvivenza. Rosa sopravvive al nazismo, quindi si lascia sottomettere. Non c'è alternativa in questo perché sennò c'è la morte. Sopravvive al dubbio di sapere suo marito disperso nella guerra in Russia, di non sapere se è morto, all'inamicizia, all'amicizia che ha con le altre donne, nel cercare di essere amiche nel momento di necessità, nel cercare di capire i sentimenti delle altre donne.
Il modo migliore per Rosa per affrontare le cose è di lasciare che scorrano. E sinceramente non mi sono immedesimata nella protagonista, l'ho creduta troppo arrendevole. Poi però, pensandoci bene, se fossi stata nei suoi panni, probabilmente tutti avremmo agito così, perché se la scelta era quella o la morte, sicuramente avremmo scelto la vita e saremmo sopravvissuti anche noi. Una cosa che non ho apprezzato del libro è stato il finale. Per arrivare al finale si fa un salto temporale di 40 anni. Mi è sembrato molto drastico, come se il finale, come è già successo per un altro libro, come se l'autrice si fosse trovata a un certo punto che dice: ah, sì, aspetta, devo finire assolutamente il libro, e tracchete te lo chiude in poche pagine. Ecco, qui facciamo il salto temporale di 40 anni in avanti per poi tornare indietro, fare qualche passo indietro per recuperare qualche ricordo molto frammentato. Quindi non sappiamo bene cosa è successo nell'arco di questi 40 anni. E il libro si chiude lasciandomi un sacco di domande. E questo mi è dispiaciuto molto perché la storia avrebbe meritato di più. Mi è piaciuto perché mi è piaciuta e il finale l'ha rovinata, sinceramente. Sì, sono molto dispiaciuto di questo. Mi sarei aspettata di più. L'ultimo libro di cui vi parlo è la graphic novel di George R. Martin, Uno scontro di re. Questo è il terzo volume uscito fino adesso. Ovviamente stiamo parlando delle cronache del ghiaccio del fuoco. Questo blocco fa riferimento è la prima parte del secondo volume. Finalmente stanno tornando le edizioni delle cronache nelle versioni originali, quindi nei loro 5 volumi finora usciti, con i titoli originali, così è possibile avere una lettura lineare. Se non volete rileggervi tutti i tomi colossale di Martin, che però avreste tutto il tempo di leggere perché prima che esca Winds of Winter penso che ci sia ancora da aspettare, però potete magari fare un ripassino come sto facendo io con queste graphic novel, in quanto i personaggi sono disegnati come sono stati descritti nei libri. E secondo me è un'opera migliore rispetto alla serie TV, che è tutt'altro una tutt'altra cosa. E qui tutti i protagonisti sono proprio identici, anche ovviamente i testi. Non ho niente da dire, ovviamente mi è strapiaciuta, sono molto felice che siano usciti questi volumi e attendo con ansia che continuino a uscire perché sono spettacolari. Cioè, le descrizioni sono quelle che mi aspettavo, ecco. Non ho nient'altro da aggiungere. Bene, siamo arrivati in fondo a questa bellissima pila di libri. Eccola qua. Spero di non avervi annoiato troppo. Fatemi sapere se avete letto qualche libro, commentate pure, se vi interessa qualche libro di cui ho parlato. Se mettete un bel mi piace sarò molto felice. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per le nuove uscite. Detto questo, fate tante buone letture e ciao al prossimo video.